anno la redazione del giornalino ha ottenuto una serie di riconoscimenti davvero encomiabili, la grande soddisfazione è stata aver vinto il concorso nazionale Parole di Legalità. Quindi la soddisfazione è duplice, anche perché il tema che hanno scelto i ragazzi, il tema della legalità, è un tema trasversale all'impostazione educativa che diamo noi alla scuola. Il giornale della scuola si chiama Coda del Diavolo, ha una redazione di una decina di studenti molto impegnati e costanti nel loro lavoro, sono riusciti ad avere un piccolo contributo per poter dare una veste grafica assolutamente dignitosa e ha avuto, come dicevo prima, riconoscimenti su più fronti, non ultimo quello del premio Severo Ghioldi di Appiano Gentile. Il giornalino scolastico è una realtà che è presente nella nostra scuola da tempo immemorabile, diciamo. Quest'anno è stato completamente rinnovato, anche perché si è formata una nuova redazione. Inizio anno abbiamo iniziato a lavorare al progetto grafico utilizzando un Macintosh, quindi abbiamo rinnovato appunto la veste grafica. Il lavoro che ci sta dietro è molto e richiede un notevole quantitativo di tempo. Vabbè, in una scuola la redazione è costituita da ragazzi di varie classi, quindi cerchiamo di variare, anzi quest'anno siamo principalmente della sezione A, ma è un dettaglio. È costituita da ragazzi che prediligono l'aspetto più artistico e quindi si occupano dell'impaginazione, della parte delle vignette, gestiscono questa componente, quindi grafica, e invece con gli altri ragazzi che correggono le bozze. Alcuni appoggiano particolarmente questo lavoro, invece c'è una parte che comunque lo disprezza abbastanza, infatti è capitato che stracciassero il giornalino prima che facessimo questo sistema degli abbonamenti. Adesso con questo sistema siamo sicuri che chi lo legge è veramente interessato e quindi siamo sicuri che quello che scriviamo ha un effetto, ha un'importanza per chi è il fruttore, per chi lo legge. Nei primi anni sono stato un po' riluttante a fare qualcosa per il giornalino, poi pensandoci un po' su, alla fine, vedendo anche quello che facevano loro, un po' rivalutato, perché ti rendi conto di come comunque ogni cosa che tu scrivi o che tu dici poi abbia una ripercussione. Anche il giorno dopo l'uscita del giornalino tu ti rendi conto che gli altri ti dicono sono d'accordo, anche no, non sono d'accordo. Per diventare giornalisti della nostra redazione bisogna semplicemente avere l'interesse di esprimere qualcosa che magari in un ambito scolastico normalmente non è possibile esprimere se non sotto valutazione da parte degli insegnanti, e voler esprimere non solo quindi a livello personale, ma anche esprimere qualcosa ad altri. Comunque di solito manteniamo una linea più critica rispetto invece a un approvare quelle che sono alcune leggi o alcune riforme che ci riguardano internamente. Io sono Jacopo, in arte Daitone, e mi occupo della veste grafica, sono membro della redazione e anche dell'aspetto riguardante le vignette. Io mi chiamo Giulia e comunque faccio parte della redazione e correggo le bozze e assieme agli altri decidiamo anche gli articoli e le tematiche da trattare. Mi chiamo Giulia, io collaboro appunto con la redazione scrivendo articoli solitamente di attualità. Io sono Simone e sono un collaboratore, scrivo articoli e ho scritto anche articoli con lo pseudonimo dell'uomo del fumetto. Sono Matteo, redattore, quindi il mio compito principale è quello di correggere bozze, partecipare alle riunioni in cui si scelgono gli argomenti e principalmente il mio campo d'azione è attualità e recensioni di libri e film. Sono Marco, mi occupo della redazione, correggo le bozze, scrivo articoli anche di critica letteraria e o comunque di indagine sociale. Sono Elisabetta, la capo redattrice del giornalino, e il mio compito principale è di avviare l'ingranaggio di tutti questi lavori, sollecitare la consegna degli articoli, stabilire gli orari delle lezioni e delle riunioni e quindi cercare di organizzare un po' il tutto.